L'unità di Security and Trust della Fondazione Bruno Kessler si occupa dello sviluppo di strumenti automatici per l'analisi della sicurezza dei sistemi informatici distribuiti. È un problema estremamente importante perché i sistemi informatici, pensiamo al web e alle applicazioni online che troviamo, stanno crescendo di importanza, ne facciamo sempre un uso più intensivo, con risvolti legati alla privacy, anche a economici, sempre più importanti, si pensi ad esempio all'accesso ai conti correnti della propria banca online, dove si possono fare bonifici e altre cose, e anche applicazioni legate tipo ai social network, dove viene messa a disposizione di amici, conoscenti, delle informazioni anche sensibili dal punto di vista della privacy. E avere la garanzia che questi sistemi siano sicuri e che non ci siano quindi fughe di notizie o di informazioni che siano sensibili è estremamente importante. È anche estremamente difficile sviluppare sistemi sicuri, e per questo è importante supplementare le tecniche di sviluppo del software tradizionale con nuove tecniche che consentano di fare un'analisi esaustiva dei comportamenti dei sistemi. Questa è la nostra missione e stiamo proprio sviluppando queste tecniche. Nell'ambito di questo lavoro stiamo anche collaborando con aziende sia nazionali che internazionali per mettere a punto sistemi che li supportino nello sviluppo delle applicazioni sicure di nuova generazione. Recentemente, si tratta di qualche mese fa, abbiamo trovato, facendo proprio nell'ambito dei nostri studi, abbiamo analizzato, il modello di sicurezza del sistema operativo Android, che è il sistema in uso, in molti smartphone e anche in tablet PC, che sono ormai molto popolari, molto, utilizzati. Si pensi che, secondo dati recenti, si parla di un'attivazione di circa 850.000, dispositivi Android al giorno Tra pochi anni si dovrebbe arrivare a un parco di dispositivi Android utilizzati a livello mondiale dall'ordine del miliardo, quindi sono numeri veramente impressionanti. Ebbene, nell'ambito di questa analisi abbiamo trovato una vulnerabilità nel sistema operativo. È una vulnerabilità particolarmente insidiosa perché consente a un'applicazione malevola di esaurire le risorse del dispositivo e quindi rendere il dispositivo stesso inutilizzabile. E inoltre l'applicazione in questione non richiede permessi speciali per essere installata, che questo tipicamente se un'applicazione chiede permessi particolari, tipo l'accesso ai contatti o accesso alla rete, può essere un segnale che si tratta effettivamente di un'applicazione malevola. Questo non è il caso. E quindi di fatto l'utente è un po' disarmato di fronte alla possibilità di evitare in qualche modo come possibile contromisura, diciamo, non installare questo tipo di applicazione. E quindi abbiamo segnalato comunque prontamente questa vulnerabilità sia a Google che controlla, diciamo, ha promosso lo sviluppo di Android e controlla, diciamo, la società che sviluppa Android. E anche l'Android Security Team, i quali hanno analizzato la nostra scoperta, l'hanno riconosciuto il problema. Inoltre abbiamo loro proposto una soluzione al problema stesso e la prossima versione di Android sarà proprio basata, utilizzerà questa soluzione che noi abbiamo proposto loro. È un bel risultato, direi, per la ricerca italiana, dove siamo riusciti veramente a fare team in maniera efficace e contribuire a trovare una soluzione per un prodotto in uso da milioni, se non in prospettiva centinaia di milioni di utenti. In particolare hanno contribuito al risultato stesso un neolaureato che ha svolto la tesi di laurea proprio su questo argomento, il dottor Luca Verderame dell'Università di Genova. Inoltre ha collaborato il professore Mauro Migliardi dell'Università di Padova e il professor Alessio Merlo dell'Università Telematica iCampus di Milano.